Siamo qua in compagnia del signor Baresi Giovanni, ex presidente e attuale organizzatore dello Sci Club Castrezzato. Salve. Salve. Allora, mi parli di questo Sci Club, da cosa è nato? Lo Sci Club è nato nel 1990, un gruppo di amici appassionati allo sci, nelle feste di San Luigi, all'oratorio. Eravamo lì a cena così, passavano e... Allora, cosa dite, nevica quest'inverno? E Gino Cavenaghi mi fa, perché organizza il mio hotel delle gite e così. E da lì è partito, ci siamo messi d'accordo. Il mese di novembre abbiamo cominciato a fare il calendario e dove è iniziata lo Sci Club Castrezzato. Com'era formato allora questo gruppo? Da chi eravate? Lì ci siamo trovati, che eravamo io, Cavenaghi Gino, Zammarchi Ignazio, Paganotti Narciso, Zammarchi Giambattista, Lupattini Luigi e Lancini Giacinto. Da qui è partito il primo gruppo che abbiamo organizzato e abbiamo fatto delle belle gite, eccetera. Poi per motivi di lavoro, impegni di lavoro, impegni anche politici, eccetera, si sono un po', abbiamo un po' cambiato il direttivo, di cui io ero il presidente, e lì è rientrato in questo Sci Club altri diciamo, partecipanti al direttivo. Quindi è cambiato qualcosa dal loro... Sì, è cambiato qualcosa perché in questo gruppo, in questo direttivo, è iniziato a fare il corso di sci, che è andato molto bene. Diciamo anche quest'anno, nell'ultima stagione, avevamo circa 85-90 iscritti come corsi di sci e 200 iscritti come club. Ah, bel gruppo. Per quello. Il gruppo che è partito lì nel 93, diciamo, questo gruppo è Buffoli Carlo, Walter Cominardi, Walter Torri, professor Torri di Chiari, Piccinelli Alberto, Zammarchi Giambattista e Lancini Giacinto e Facchetti Pierino. Questo era il nuovo subentrati in pratica per gli impegni che si ha. Ognuno usciva e rientrava un altro. Da qui abbiamo cominciato a organizzare i corsi di sci, che è andato molto bene, diciamo. Però dopo, nel 94, c'è stata una parentesi. Ah, quindi il gruppo ha avuto avete organizzato anche qualche attività agonistica, qualche cosa? Nel 1994, io ho fatto un accordo con il comune, l'amministrazione, di prendere in gestione il parco che è stato chiamato Parco Arena, dove c'è stato fatto delle strade che si organizzava per i bambini all'interno del paese. Ma poi ho pensato e abbiamo pensato nel direttivo di fare delle gare un po' allargate a altri paesi, di cui sono venuti anche persone che partecipavano alle gare europee. Quindi ci sono dentro sia agonisti che anche persone. Sì, sì, e lì al parco venivano di tutto, cioè tutti i ragazzi. C'erano anche con i skateboard, facevano quelle cose lì. Comunque noi abbiamo organizzato anche una gara che a livello interprovinciale non si poteva fare quella europea per motivi del posto, cioè organizzativo. Abbiamo fatto quella lì che sono venuti da Firenze, da Bardonecchia, atleti che facevano gare europee. Però in questo caso noi non si poteva organizzare, però abbiamo fatto questo tipo di interprovinciale, tanto per fare la gara. Sono venuti da Bardonecchia, da Asiago, cioè da Padova, cioè atleti che facevano con anche noi, avevamo come ciclo di Castrezzato, avevamo dei atleti che andavamo a fare le gare a livello europeo. Da qui è così.
Poi, vabbè, non so, è nato, fatto queste qui, e io mi sono sentito, avendo un'età già, di passare la mano a un altro più giovane. Quindi adesso non è più lei il presidente, ma è Piccinelli Alberto. Questo qui perché anche ora, in questi tempi, ci vuole essere all'altezza di fare col computer, versamenti, tutte quelle cose che al giorno d'oggi bisogna fare, perché sennò non puoi fare, gestire un club. Allora, loro sono più giovani e io mi sono tirato da parte e faccio solo il rappresentante dello Ciclab. Ok, bene, allora salutiamo il signore Baresi Giovanni, la ringraziamo per questa... Grazie. Per questa serata che è venuto qua a spiegare la sua attività. Più che altro l'attività dello Ciclab in Castrezzato, che è molto difficile. E speriamo che prosegua in questo modo, con difficoltà però. Bene. Grazie.